sentiamo e ci facciamo sedurre dai nostri relatori. Abbiamo scelto due avvocati, e poi arriverà il magistrato scrittore Angelo Martinelli. Mi confermi che è ancora in camera di consiglio? Si finisce. Infatti, dovrebbe arrivare più tardi. Entriamo nel libro. Abbiamo scelto due avvocati, diciamo che sono anche dei grandi lettori. L'avvocato Anna Sisto Paoli, civilista, nostro socio onorario, e l'avvocato Cesare Gai, penalista e consigliere tesoriere della Camera Penale di Roma. È arrivato Marco Nardo, che è l'uomo che ci fotografa e ci scatta, scatta violentemente. Grazie Marco. Quindi Anna Sisto Paoli, Negli occhi di mia madre. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qui e grazie a Antonella Sotire ovviamente per l'impegno e la passione in questo bellissimo salotto giuridico letterario. Come dicevo prima, la autrice del libro, il libro mi è piaciuto moltissimo e piacerà anche a voi. Ho delle difficoltà nel presentarlo per stabilire quello che è l'elemento preponderante del libro, cioè il suo aspetto più significativo, perché tanti e diversi sono gli aspetti in una trama che è estremamente semplificata, anche per non raccontare più del dovuto. Narra della storia di Benedetta, una bambina nata da padre italiano cattolico e da mamma polacca di religione ebraica, dalla sua nascita ai suoi 16-18 anni, e le terribili traversie ovviamente che l'hanno colpita in questa sua brevissimo lasso di vita. Uno degli aspetti, secondo me, Anna, forse questo è più forte. Uno degli aspetti secondo me più importanti del libro è il libro è una dichiarazione d'amore di un figlio nei confronti della mamma, un amore enorme, pieno di gelosia, contraddizioni, nodi irrisolti che saranno destinati a sciogliersi poi, come accade alla maggior parte di noi, con l'età, con la maturità, con la, diciamo, quando si riesce a apprezzare quali sono le mille cose che il grande amore che i nostri genitori ci hanno dato. Si apre con il Lio narrante di Gaetano, il bambino più piccolo figlio di Edda, e che narra della sua vita in una Napoli martoriata dalla guerra, subito prima dell'adozione di quelle che furono le terribili leggi razziali. Quindi narra questa mamma, una donna fortissima, piena di coraggio, di ottimismo, che affronta la vita con ottimismo, qualunque siano le avversità a cui la vita la mette di fronte. Edda, come dice suo figlio, ha, diciamo, questo ottimismo nell'affrontare la vita perché la ritiene bellissima, come dirà anche negli anni della sua vecchiaia, nonostante tutto ciò che le è capitato. Perché la vita, per quanto ci possa riservare eventi terribili, noi dobbiamo, diciamo, nei confronti di questa vita avere l'ottimismo maggiore, pensando che per quanto sia terribile l'evento che ci capita, il destino avrebbe potuto essere ancora più cattivo ed essere contenti che ciò non sia invece avvenuto. È, come dice, mi è piaciuto moltissimo l'autrice, il gioco della felicità di Pollyanna, che chi ha la mia età forse ricorderà, una bambina protagonista di libri appunto per bambini che io ho letto, e devo dire nel corso della vita questo gioco della felicità, Pollyanna anche lei era stata tormentata dalle traversie più terribili, e mi è venuto in mente nei miei momenti più bui, certamente minimamente paragonabili a quelli del libro, e però ci ho pensato spesso e mi ha colpito che Titti Federico ne abbia ricordato Pollyanna. Edda, quindi la prima parte di questo libro, Gaetano narra della sua mamma e della forza con la quale Edda si batterà. Edda mantiene una famiglia con il suo lavoro di levatrice, c'è Gaetano, c'è un ragazzo, un figlio più grande, e poi c'è una zia anziana, malata anch'essa, che vive con loro.
Edda si batterà appunto come un leone per evitare che la Giovanna colpisca e nascerà questa bambina. Non c'è niente da fare. Ma c'è una voce stentorea. Vai. E nascerà questa bambina, Francesca, appunto, che sarà la cui vita sarà la prima parte della sua vita. Benedetta, la cui vita sarà con mio figlio. Sarà appunto il filo conduttore di tutta la storia. L'altro elemento importante è il fatto che il libro costituisce sicuramente un inno alla forza delle donne, al grande cuore, all'amore, alla capacità che hanno le donne di amare. Edda soprattutto, mamma e nonna di Benedetta, e poi quelle che nel libro verranno definite come seconda e terza mamma di Benedetta, Irina e Maria. Cioè, Titti Federico fa capire quanto non sia necessario essere genitori biologici per amare un figlio, ma si può dare a qualsiasi bambino un grandissimo amore senza nulla togliere, perché tutti questi, come noterà poi Gaetano con l'età più matura, amare un altro bambino non significa smettere di amare quello che già hai. La gelosia di Gaetano era incentrata anche su questo. Poi c'è l'aspetto storico. L'aspetto storico è molto importante, a parte dove è ambientato, abbiamo detto nella Napoli, nella Seconda Guerra Mondiale. È importante perché nel libro sono presenti figure storiche realmente esistite, cioè personaggi realmente esistiti. Irina, l'assistente sociale che si occuperà con grandissimo amore di Benedetta quando Benedetta sarà nell'orfanotrofio del ghetto di Varsavia, era veramente un'assistente sociale vissuta all'epoca della Seconda Guerra Mondiale che si è prodigata enormemente per i bambini dell'orfanotrofio. Lei era un'assistente incaricata dalla polizia tedesca di accedere a questo orfanotrofio quotidianamente, perché doveva controllare, evitare che si diffondessero delle epidemie nella città, quindi aveva un accesso continuo, e insieme all'organizzazione della quale faceva parte è riuscita a salvare oltre 2500 bambini. Facendoli uscire da questo orfanotrofio con i mezzi più fantasiosi, in ambulanze, nelle grosse borse degli idraulici che andavano ad effettuare interventi determinati da un loro sabotaggio prima. Irina poi aveva, Irena più esattamente, perché Irina nel libro, Irena Sandler veramente, è stata poi insignita di onorificenza alla fine degli anni 90 per questa sua più che meritoria attività. Irina teneva poi, giusta fra le nazioni, così come giusto sarà, vabbè. Irina teneva la conservazione dell'identità di questi bambini, e quindi teneva una sorta d'archivio, perché una volta fatti uscire dall'orfanotrofio con identità fittizie, false, con documenti falsi, i bambini venivano affidati a famiglie disponibili oppure agli ordini religiosi. Lei per ciascuno di questi bambini conservava il suo vero nome e il nome che gli era stato attribuito, sperando che a fine guerra l'identità potesse essere restituita al bambino nella migliore delle ipotesi, oppure che il bambino si congiungesse con la sua famiglia. E sotterrava questo archivio in barattoli di vetro proprio sottoterra nel suo giardino. Questi rotolini con la carta delle sigarette, la carta velina, rotolava questi minuscoli cilindri, li infilava nei vasetti di vetro per nascondere. E così, questa trasposizione di questi fatti c'è nel libro, e a questo proposito secondo me c'è anche una delle pagine più belle.
che riguarda la, perché Irina fu catturata dalla Gestapo, torturata e quindi anche nel libro strappata dalla sua casa e quindi da Benedetta. Per diciamo, far sì che l'identità di Benedetta non andasse perduta, c'è una fantasiosa escamotage nel libro, bellissimo, che ricorda, è una pioggia che si abbatte su Varsavia, torrenziale, ininterrotta, violentissima, che ricorda un po' il diluvio universale ovviamente di biblica memoria, ma a me ha ricordato anche Macondo di cent'anni di sangue, con la pioggia ininterrotta per... un evento catartico, quasi purificatore, che la violenza di questa pioggia è tale da dissotterrare il vasetto con l'identità di Benedetta, trascinarlo con sé in rivoli d'acqua lungo le strade, arrivare al mare, dal quale sarà poi recuperato da un altro giusto, da un altro dei molti personaggi positivi, più che positivi direi, veramente giusti, che si batterà e si adopererà anche esso perché Benedetta possa riottenere la sua vera identità. Quindi questi sono i tre aspetti, secondo, per me, diciamo, dalla mia lettura che mi hanno colpito. Ma ce n'è un altro che forse è quello che un po' li riunisce e che oggi, diciamo, in considerazione della prossima giornata della memoria del 27 gennaio, noi non dobbiamo pensare che questi eventi, cioè la violenza con la quale i bambini hanno sopportato cose terribili, l'odio razziale, la guerra o altro tipo di violenze, siano eventi ormai archiviati, più impossibili, ormai impossibili da verificarsi nuovamente. No, sono ancora attuali e molte sono le situazioni che non sto, nelle quali i bambini dovrebbero essere preservati. Ecco, secondo me l'insegnamento maggiore del libro di Titto e Federico è proprio questo, cioè se l'orrore non deve raggiungere nessuno, ovviamente, a maggior ragione questo orrore non dovrebbe mai riguardare i bambini. Grazie. Grazie all'avvocato Anna Sisto Paoli.